Castro nuovamente qui in Canavese, ormai si è affezionata la zona. Il postino suona sempre due volte. Beh, in effetti è una circostanza molto piacevole, perché sono stato raggiunto da una telefonata dell'amico Severino Doppo, che è di zona e quindi mi ha chiesto se mi faceva piacere partecipare a questo incontro. Ho detto: di cosa si tratta? Mi ha detto: guarda, è un momento di incontro che si intitola I diritti della terra. Devo dire che già il nome di per sé è stato altamente eloquente, perché abbiamo bisogno in questo momento di parlare di diritti, e la terra più che mai avanza istanze riguardo questo argomento. Sono appassionato di agricoltura, sono appassionato dei saperi dell'agricoltura che rischiamo di perdere, perché che ben vengano tutte le tecnologie a supporto del lavoro dell'agricoltura, però perdere la conoscenza, quella indigena che scaturisce dal rapporto costante e continuo con gli elementi vegetali, è un'ipotesi che mi atterrisce. Sono dei saperi che non possiamo assolutamente tralasciare e perdere. E quindi sapere che l'argomento è La musica fa crescere i pomodori, un libro che ho scritto un po' di anni fa, che non è neanche più in vendita, se ne trova qualche copia in rete, penso che valga assolutamente l'occasione per incontrare queste persone. Sono tante, tra l'altro, perché probabilmente l'egida proprio i diritti della terra è una cosa che sta nel cuore di tutti, è un argomento che sta a cuore. Quindi così come sono stato indotto io a raggiungere questo luogo per l'ennesima volta e con piacere, così sono intervenuti loro. Quindi bello. Difatti questo è un ciclo di seminari che comunque ha successo, c'è questo riavvicinamento per fortuna all'agricoltura, ed è bellissimo comunque l'argomento di questa sera, perché effettivamente la musica si sa che con gli animali aiuta, e col vino e anche con i pomodori. La musica aiuta tutto, oramai lo sappiamo che tutto ciò che ci circonda di visibile e invisibile agisce, interagisce e colloqua con forme d'onda. Quindi dall'elemento più piccolo che abbiamo in natura, che siamo in grado di vedere o di non vedere, che rilevano le attrezzature, le stringhe per esempio oscillano, quindi creano un suono che noi non possiamo sentire perché il nostro udito è limitato, ma di fatto tutto il sistema che abbiamo intorno si esprime attraverso un'ipotesi di suono. Se avessimo orecchie adatte potremmo sentire questo pavimento che suono c'ha. Questo mi piace molto, perché dà un senso ulteriore alla parola musica, che non è solo quella che compriamo, che consumiamo per il piacere intellettuale, perché si sa che ogni nazione, ogni comunità ha la sua musica, ma esiste un denominatore comune che colloquia addirittura a livello biologico, sia che voi sia biologia vegetale che animale. Questo è una cosa bellissima, perché allarga le possibilità espressive della cosa che amo, che è la musica. Quindi il sogno è sempre quello di vedere che un composto musicale possa riferirsi a tutti in maniera uguale, pacifica e amorevole. Riparte questa sera con un ospite d'eccezione, Beppe Fessicchio, il ciclo di seminari relativi all'agricoltura e alla terra. Sì, per noi è un grande onore avere un ospite così speciale, è un orgoglio, ecco, qui a Castellamonte, come dicevo, l'ho già detto anche in altre interviste, da Sanremo a Castellamonte, quindi per noi questo è il massimo. Siamo ben contenti perché questa sera illustrerà il suo progetto della maturazione degli ortaggi con la musica di Chopin. Quindi secondo me è una cosa interessante, sia da ascoltare, ma comunque capire e percepire ciò che dice.
un ciclo di seminari che ha sempre molto successo, difatti è sempre molto partecipato tutti gli anni. Sì, per me è il sesto anno che organizzo insieme a Rainairo queste serate dedicate all'ortocultura, quindi molto interessante anche questo, vedo che c'è un'ottima partecipazione di persone. Bene, ben venga, lo ripetiamo sicuramente il prossimo anno.